Questa sera siamo alla penultima puntata di questo percorso. Il tema è sicuramente un tema faticoso per quello che presenta come argomentazione, perché il perdono e le regole dell'ascolto all'interno di una coppia, per chi come noi è già sposato, ma forse qualcheduno ancora no, ben arrivati, nel frattempo io ero giù, non vi avevo visto. È sicuramente uno dei motivi di fatica all'interno della coppia. E come per il resto del percorso, degli incontri di questo percorso, Annalisa ci aiuterà a provare a mettere insieme un po' di informazioni, e non un metodo, non una scuola, ma una serie di suggerimenti per come si potrebbe affrontare il tema all'interno di un percorso per operatori, per catechisti dei corsi in preparazione del sacramento nuziale. Come per gli altri incontri, anche questa sera apriranno, sia la prima che la seconda parte, la testimonianza di Arianna e Franco, che ringrazio, che da anni fanno questo servizio nella nostra diocesi e che proveranno a raccontarci quella che è la loro esperienza diretta delle difficoltà che appunto hanno trovato nel cercare di trasmettere all'interno dei percorsi che hanno fatto questo tema. Poi, se ci saranno ulteriori motivi di discussione, approfondimento, ci proviamo. Buona serata. Casomai vi sedete, così un Ma attimino guarda, viene. ci eravamo già detti che avremmo preso proprio pochi minuti perché penso che insomma valga la pena di sfruttare tutto il tempo che c'è poi per sentire, penso, una persona molto esperta in quest'ambito. Io dirò due parole sul tema dell'ascolto e poi Franco nel dopo cena la parte sul perdono. I corsi che finora abbiamo fatto insieme, affiancando un sacerdote con i fidanzati, sono stati sempre corsi dove l'ascolto era un po' il fulcro di tutto il percorso, per cui noi invitiamo le coppie di fidanzati a fare un lavoro di coppia, a fare degli scambi in coppia, a tutte le serate e su tutti i temi che noi proponiamo. E per cui l'approccio è proprio quello di un lavoro tra i fidanzati, uno scambio, un dialogo tra i fidanzati. Quindi in realtà l'ascolto è sotteso a tutto il corso. Poi ci focalizziamo nel secondo incontro sul senso del vero ascolto, su che cos'è il vero ascolto, su quali sono magari i maggiori difetti dell'ascolto nella coppia, quindi magari dando esempi, eccetera. Però questo di base rimane diciamo così, un'esperienza che dai fidanzati viene vissuta. Siccome noi privilegiamo il lavoro della coppia di fidanzati, dando non un grande spazio alla fine, cioè un po' di spazio al dialogo anche in gruppo, però ecco, preferiamo privilegiare il dialogo tra loro. Per cui diciamo che i ritorni su quello che loro possono aver vissuto sono limitati, ecco. Ci sembra che comunque, diciamo, per alcuni possa essere una sorpresa sentire parlare di ascolto in modo approfondito di difetti di ascolto, per cui magari sono convinti di essere una coppia che parla molto, che scambia molto e magari facendogli notare alcune cose si rendono conto che magari potrebbero migliorare in questo, ecco. Però diciamo che appunto bisognerebbe riuscire a rincontrarli magari a distanza di un anno per poi chiedere a loro se è stato fatto anche un cammino in questo senso, se
gli è stato di aiuto quello che noi abbiamo proposto loro oppure no. E per cui ecco, come dicevamo anche alla dottoressa, magari se anche così ci può essere qualche altro suggerimento rispetto alle modalità, ecco, per cui possiamo far capire loro ancora di più quanto sia importante nella coppia il dialogo, che presuppone la capacità di ascoltarsi, è tutto, diciamo così, benvenuto, ecco, se si può in questo senso. Però ecco, proprio perché privilegiamo il loro dialogo, non ci sembra che poi loro ci abbiano mai detto che quello che noi dicevamo loro era qualcosa di banale o di non utile o di non o di già sentito. Ecco, ci sembra che in linea di massima sia sempre stato recepito bene. Partiamo da qui. Che cos'è un conflitto? Se ci fosse stato il tempo, ci saremmo fermati un po' sulle sensazioni, emozioni che avete quando si parla di conflitto. L'origine etimologica ha in sé questi due aspetti, da confligo, confliggere, quindi è un verbo intransitivo che significa urtare, venire a conflitto, combattere, infatti noi pensiamo alla guerra, pensiamo alla violenza, mentre in realtà usato transitivamente vuol dire far incontrare, mettere a confronto. In realtà proprio il conflitto, anche nella storia dell'interpretazione a livello filosofico e sociologico, ha questa doppia etimologia che noi ci portiamo dentro, qualcosa di negativo, cerchiamo di vederlo con qualcosa anche di positivo, no? Perché è la nostra posizione anche che ci permette di considerare che cos'è il conflitto nella coppia. Porto questa definizione, interazione fra attori, individui, gruppi e organizzazioni, in cui almeno un attore percepisce un'incompatibilità con uno o più attori nella dimensione del pensiero e delle percezioni, nella dimensione emozionale, nella dimensione della volontà, in una maniera tale che la realizzazione venga ostacolata da un altro attore. La teniamo qui e la riprenderemo poi. Intanto è una definizione generale che poi applicheremo alla coppia, ma che ci fa dire che c'è un'incompatibilità che ha a che vedere diciamo con la percezione del bisogno. Il conflitto di cui parliamo però riguarda la coppia e quindi chiama in causa la differenza fra il maschile e il femminile. Che cos'è che caratterizza questa differenza? Innanzitutto due aspetti. La diversità e l'attrazione, nel senso che ogni corpo porta in sé una differenza che dice del suo essere maschio o femmina e contemporaneamente l'attrazione verso un corpo diverso. Questo è diciamo il nucleo fondamentale di questa diversità e di questa attrazione che fa sì che si vada a cercare ciò che è appunto diverso. Salto l'origine di Eros e di che diciamo ci farebbe un po' perdere un pochino di tempo e andiamo a dirci questa differenza come è stata interpretata nei testi sacri. Genesi, sappiamo che ci sono due descrizioni del maschile e del femminile. La prima descrizione è quella del facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Sapete che questa è la descrizione in realtà che è stata redatta in un'epoca successiva, una descrizione nel periodo diciamo sacerdotale, questo facciamo all'idea del noi e c'è questa, il contesto socioculturale in Babilonia, scivolo perché sono cose che probabilmente conoscete molto bene. E l'altra, quindi il maschio e la femmina costituiscono insieme l'immagine del Dio unico. L'altro testo, che è quello in realtà più antico, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, e questo è il termine su cui vi vorrei soffermare. Vabbè, il contesto socioculturale è precedente, più antico, è un testo che ha in sé anche l'immaginario del deserto, della polvere. Scivolo un po' via perché non c'è tempo, però ci direbbero due modi di intendere, ma in questo non è bene che l'uomo sia solo e che la nuova traduzione della Bibbia dice voglio fargli un aiuto che gli corrisponda, ok?
una volta e questo termine exer kenegdo ha significato di aiuto, sostegno, favore, salvezza e condivide un po' l'avverbio proposizione davanti, di fronte, di rimpetto, ma anche, dice Borghi, la radice ha il senso dell'annunciare e del comunicare. Vedete quanta l'ebraico è ricco di significati che si intrecciano. Quindi in questo come il suo di fronte, che sarebbe la traduzione letterale, c'è l'idea del simile, voglio fargli un aiuto che sia simile, quindi una diversità che sia pari come valore. Questo c'è all'origine nella Bibbia, pari il registro dell'uguaglianza di valore, che sia di fronte, quindi una diversità che implica un riconoscersi reciprocamente, ma che dice qualcosa di diverso, che mi sfugge, quindi un mondo sconosciuto, una diversità che è anche contro, che dà appunto l'idea che ci sia una lotta e un conflitto nel senso più positivo del termine, e per comunicare la radice, quindi un aiuto anche che rimanda a raccontare e al comunicare. Sentite la ricchezza che c'è dentro questo maschile e femminile, una diversità quindi che implica completamento, arricchimento, che è presente anche nei testi sacri di altre religioni, pare che anche all'interno del Corano spesso si faccia riferimento al maschile, al femminile, ai profeti, alle profetesse, ci sia questo riferimento. Il punto è come, che ne è stato di questa prima interpretazione della diversità. E qui mi soffermo perché quando parliamo alle coppie di oggi, di questo contesto, dobbiamo soffermarci su come questa diversità è stata interpretata nel tempo e sui significati in termini di ruoli e di abitudini. Ciò che ha influito in maniera determinante nell'interpretare questa diversità è il modello relazionale di base. Questo è ciò che ha fatto sì che questa originaria ricchezza sia stata poi nelle varie culture interpretata in un modo un pochino stereotipato, falsato, da cui tutta una serie magari di difficoltà e contraddizioni che poi sono entrate anche nel nostro immaginario passato presente sulla coppia. Allora, cosa intendiamo per modello relazionale di base? Intendiamo un modello che ha a che vedere con un passaggio che è avvenuto dalla modernità alla postmodernità, il passaggio dal noi all'io. Questo passaggio, per semplificarlo, spesso si usa questo tipo di esempio velocemente. Se adesso succedesse un incendio qui in mezzo a noi, per esempio Andrea viene fuori che ha fatto il pompiere quando era militare, cosa succede? Che se Andrea anche solo ha fatto per qualche mese il pompiere, diventa il nostro capo. Tutti quanti noi abbiamo paura e quindi Andrea ci dice: ok, mettetevi tutti qui, state buoni, io adesso vado a cercare l'estintore, state qui, non vi preoccupate, e noi tendiamo a fare gruppo, a stare tutti raccolti, a fare quello che ci dice Andrea. Non ci accorgiamo se abbiamo fame, se abbiamo sete, tendiamo a, come dire, a salvarci insieme. Se poi succede che l'incendio non c'è più, ognuno comincia a dire: ma comincio ad aver fame, comincio ad aver sete, cominciamo a dire: ma forse Andrea non ci ha dato delle indicazioni, io avrei fatto così, avrei aperto subito le finestre, io avrei chiamato col cellulare, io avrei fatto così e cos'ha. Cosa vuol dire? Che quando c'è la dimensione del pericolo prevale il modello del noi, quindi si cercano delle regole, si sta dentro queste regole e in qualche modo si riconosce un capo. E i bisogni, diciamo, vengono assolti, i bisogni fondamentali, i bisogni primari. Nel momento in cui la condizione di pericolo non c'è più, che cosa accade? Che ci rilassiamo e emergono le individualità con tutta una serie di bisogni. Allora, questo passaggio che ora vi ho fatto un po' brevemente ha coinciso con il passaggio a quella che chiamiamo la modernità liquida, di cui parliamo spesso tutti, ma che in qualche modo ci richiede una
alcune osservazioni per evitare una serie di deduzioni molto veloci su che cos'è la modernità. Della modernità liquida si conoscono tutti i limiti, soprattutto dentro al mondo cattolico. Spesso non ci si ricorda il passaggio che ha contraddistinto, nel senso che questo passaggio fondamentale dal noi all'io per il mondo occidentale è coinciso grosso modo con la fine della Seconda Guerra Mondiale, perché sono scomparsi due grandi pericoli. Con la bomba atomica, purtroppo, si è smesso di fare la guerra nei nostri mondi, si è andati a farla da altre parti, però si è smesso di temere che il figlio maschio andasse in guerra o che venissero in guerra. Le nostre nonne nascondevano il figlio maschio ancora, la mia nonna, insomma, negli anni ancora un po' più in là, è iniziato il boom economico, quindi il timore della fame e della guerra in qualche maniera si è attenuato. Che cosa vuol dire? Che da quel punto in avanti hanno cominciato ad emergere tutta una serie di bisogni e il modello è appunto quello delle individualità, no? Tutte le correnti anche psicologiche del sé che si sono sviluppate, quindi pian piano l'individuo comincia a dire io sento, io ci sono, okay? E questo da un lato ha portato una serie di vantaggi che noi non ci possiamo dimenticare, perché poter dire io sento, io ci sono in questo momento è stata una grande possibilità in quel momento storico, poter dire che ogni persona ha il desiderio di realizzare se stessa e di stare bene, è stata una grande scoperta, no? Il problema è semmai di cosa si è fatto di questa scoperta e le estremizzazioni che noi ancora vediamo. Però l'accentuazione è qui. E la lettura che si fa a livello sociologico e filosofico, che tendo un pochino a scemare e a stringere appunto per esigenze di tempo, è che contemporaneamente, proprio all'inizio del Novecento, con tutta una serie di inizio di crisi, di tutta una serie di pensieri sociologici, filosofici, il positivismo con la fede nel progresso comincia a dare le sue prime crepe, si comincia a vedere gli orrori della guerra, però contemporaneamente si comincia a mettere in crisi anche tutta una serie di sistemi, no? Politici, capitalismo, comunismo, sistemi religiosi, entrano in crisi le grandi religioni, le grandi narrazioni, e l'individuo nello stesso tempo si comincia a pensare che non c'è un unico modo di vedere la realtà, ma che il soggetto la può vedere, cambia il modo per esempio di rappresentare l'arte, si dà importanza alla soggettività, e questo porta a, da un lato, un grande entusiasmo, un grande desiderio di ricerca, che è la parte positiva che noi non ci dobbiamo dimenticare di tutta questa grande trasformazione, e dall'altra ad un senso di incertezza e di smarrimento, perché contemporaneamente il crollo di certi sistemi di regole che costruivano delle società occidentali basate sul noi, su delle precise norme di comportamento, hanno cominciato a scricchiolare. E quindi ci portiamo alcune influenze fondamentali di cui non ci dobbiamo dimenticare. Oggi ci diciamo che il processo di maturazione dell'individuo, mentre i nostri nonni entravano nell'età adulta, a 18 anni, a 21 anni, diventavano maggiorenni, e grosso modo la loro personalità rimaneva strutturata in quel modo, grosso modo rimanevano così, oggi ci diciamo che questo percorso inizia, si prolunga in questa adolescenza che è protratta molto nel tempo. L'ultima ricerca dice che si esce dall'adolescenza a 34 anni, la ricerca dello Yard, perché le due mete, quindi qualcuno di voi forse ne è appena uscito, perché le due mete per uscire ed entrare nell'età adulta sono la relazione stabile e il lavoro stabile, capite che questi dati prolungano. E quindi questa il processo di maturazione dell'individuo è un processo lungo, complesso, dove c'è molta importanza al sentire, una maggiore consapevolezza di sé. Oggi le persone cercano che cosa vogliono,
il limite, no? Dalla parte destra vedete i limiti, una tendenza però all'autoreferenzialità. Se io sento molto, posso però far, diciamo, ricondurre tutto a me stesso, no? A quello che sento. Le persone cercano percorsi propri, risposte individualizzate, quindi non si basano più su modelli che dava la società, e questo da un lato è positivo perché anche i modelli di coppia sono tanti e sono individualizzati, dall'altro però si rifiutano a priori i modelli che sono tramandati da parte delle generazioni precedenti. Influenza sui modelli di relazione, dove, nella società dove è evidente l'io, ha spazio l'io, le relazioni diventano paritarie. Siamo tutti sullo stesso piano. La relazione di coppia è diventata paritaria. Fino a non molto tempo fa non lo era e non ci possiamo dimenticare di questo. Oggi, se parliamo a delle coppie giovani, hanno ben chiaro che si parla di parità. È chiaro che il limite è difficoltà a stare in relazioni non paritarie, no? Lo vediamo anche fra noi adulti, se facciamo un corso, spesso se diamo delle semplici regole c'è qualcuno che alza subito la mano e dice no, ma io pensavo di fare così, io pensavo, perché tutti siamo abituati a dire la nostra in qualsiasi contesto. Ricerca di relazioni piene e nutrienti, questa è la parte positiva, noi abbiamo un'idea di coppia come di una relazione piena, i giovani vogliono questo dalla relazione di coppia, e questa è una parte bellissima, importantissima, su cui far leva, è un bisogno reale. E è chiaro che questa ricerca di relazioni piene e nutrienti, se diventa esasperata, diventa ricercare una relazione che dia continuamente nutrimento a me stesso. Se la relazione non mi dà questo nutrimento, non è così piena, non è così stimolante, non è così intensa, io posso cercarne un'altra. Un'altra fondamentale importanza è la maggiore percezione delle differenze, proprio perché diciamo, la luce è sull'io, su di me, è più facile far emergere la differenza, per cui la percezione del conflitto oggi è elevatissima, perché se io e te siamo in coppia è chiaro che io sento in questo modo, penso in questo modo, tu senti in questo modo, pensi in quel modo, quindi dobbiamo capire che cosa diciamo quando è conflitto. Semplicemente dobbiamo dire anche che spesso abbiamo una forte percezione delle differenze e su ogni cosa le coppie giovani sono abituate a dover trovare una loro mediazione, mentre una volta ci si assestava più velocemente. Quindi difficoltà a conciliare e a mediare. Influenze sul modo di vivere la fede, anche qui questo non ce lo possiamo scordare, le coppie, gli individui cercano un modo individualizzato di esprimere la fede, quindi quello che hanno proposto a noi 25 anni fa, 30 anni fa al corso per i fidanzati, oggi, ma solo 10 anni fa, ma solo 2 anni fa, forse non si può proporre nello stesso modo, no? Quelli che erano i segreti del direttore spirituale che non si possono dare come regole stabilite, rifiuto di risposte preconfezionate. Maggiore attenzione all'esperienza sensibile e immediata. Anche nella fede, oggi stiamo dicendo che la liturgia, il modo di annunciare la catechesi, la parola di Dio, deve passare attraverso un'esperienza che coinvolge l'emotività, il corpo, non solo più solo la mente, non solo più lo spirito. Oggi parliamo di esperienze di fede con i giovani soprattutto, ma anche con gli adulti. Gli adulti vogliono fare delle vere esperienze di fede, non vogliono sentire l'esperienza anche del padre spirituale bravissimo che ha, vogliono fare una loro esperienza. E quindi difficoltà nello stesso tempo l'esperienza è immediata, no? E è più difficile proporre esperienze a lunga durata. Questo avrete esperienza anche voi.
Ritornando alla nostra idea di maschile e femminile, è chiaro che ove prevaleva il modello relazionale noi, avevamo una suddivisione di ruoli precisa e stabile, compiti e spazi distinti nella collettività. Cioè, l'oikos, la casa, la donna stava nella casa e quindi la donna era deputata alle faccende domestiche, all'allevamento dei figli e eventualmente le donne di un certo ceto sociale potevano studiare, potevano forse dedicarsi alla musica, alle arti, l'uomo era deputato alla polis, usciva per andare a lavorare, la vita politica, la guerra. Perché vi dico questo? Perché nel momento in cui il modello, si è diffuso il modello relazionale io, dobbiamo pensarci che un altro effetto è stato il femminismo, con gli effetti anche negativi che ci possiamo dire su tutta una serie di sganciamento, per esempio della fecondità, un'attenzione dalla coniugalità, dell'attenzione sull'autodeterminazione della donna, che è diventata una accentuazione esasperata, ok? Con tutti gli effetti che ha prodotto. Però dobbiamo ricordarci che il femminismo ha portato a dare dignità alla donna, a rivalutare la posizione di noi donne. Questa sera voi sentite una donna, solo 20 anni fa avreste chiamato un prete, un diacono o almeno un maschio che appartiene all'università, non so dove. È chiaro che le donne hanno trovato un posto nella polis e l'uomo ha trovato un posto nell'oikos. La suddivisione in termini di ruoli e compiti è diventata più sfumata. Quindi noi possiamo avere donne che fanno lavori che un tempo erano degli uomini, che si sperimentano in attività anche fisiche di espressione tipicamente maschili, e uomini che accudiscono i bimbi vicino alle loro compagne, sono molto presenti nella fase dell'accudimento, e questa è stata una grande conquista, però ha creato anche un po' di confusione, dobbiamo dirci, perché dove c'era il noi, e quando parliamo di femminile e di maschile andremo a vedere le differenze nell'affrontare i conflitti, è chiaro che dove il noi stabiliva che l'uomo dovesse andare fuori, era più semplice definire il ruolo e aspettarsi da ruolo maschile delle caratteristiche di forza, di non espressione dei sentimenti, di fermezza, e il ruolo femminile veniva un po' definito per contrasto, sesso debole, tutto l'immaginario dell'utero, l'isteria, tutto ciò che è isterico perché viene dall'utero, appartiene alla donna, no? Con tutta la connotazione che c'era. Poi noi ci possiamo dire che nelle nostre campagne c'erano donne, in Romagna si dice la sdora, non so se avete l'analogo ferrarese, della donna che mantiene la cassa, il comando della casa, perché ovviamente anche queste, diciamo, differenziazioni erano delle stereotipie che non tenevano, però in qualche maniera rassicuravano su un'aspettativa di: dall'uomo mi aspetto che sia forte, dalla donna mi aspetto che sia sottomessa, che possa piangere, mentre l'uomo no, mi aspetto che possa essere un po' più accondiscendente, perché mi aspetto che sia un pochino... Mi aspetto, non è detto, ok? Ci mancherebbe. Quali implicazioni? Ve le dico velocemente, però questi tratti vorrei che ci rimanessero, perché su queste cose noi possiamo definire e capire l'immaginario che ancora c'è e capire che cosa si aspettano le nuove coppie nell'affrontare la coppia. Le nuovi giovani nell'affrontare la coppia. Quale implicazione l'affrontare i conflitti nella coppia? Che se noi ci riprendiamo la nostra definizione, è chiaro che nella definizione c'è percezione.
percezione di incompatibilità. È chiaro che se noi dentro questo quadro oggi ci diciamo che cos'è questa percezione, le nostre percezioni sono influenzate da una serie di fattori, tipo di personalità, valori, atteggiamenti, stato emotivo, sono variabili nel tempo. L'attenzione al sentire oggi può scivolare dalla cura dei sentimenti alla fluttuazione in base allo stato d'animo. Quindi è chiaro che io posso percepire il conflitto perché percepisco che in qualche modo tu col tuo comportamento, col tuo pensiero, forse non dai la possibilità a un mio bisogno di esprimersi, ok? Dice Jamais che il bisogno di sentirsi amato diventa quasi la nuova forma del sacro. Questo chiedere alla relazione di coppia, che ora è un pochino privata dell'aspetto sociale, vuol dire in qualche modo chiedere a questa relazione di quasi diventare la nuova forma in cui io investo tutto. Incompatibilità, il termine appunto ci richiama ai bisogni, ed è quello che dicevo prima, cioè sento che questo comportamento tuo, questo atteggiamento potrebbe bloccare un mio bisogno. È chiaro che può partire un conflitto, perché anche solo la percezione, capite che la differenza può diventare divergenza e incompatibilità. È chiaro che tutto ciò lo dobbiamo contestualizzare dentro quello che chiamiamo il ciclo vitale della coppia, nel senso che questa percezione di incompatibilità può avere sfumature diverse a seconda che noi parliamo di una coppia che nella fase iniziale sono fidanzati, è una coppia che si è sposata e sono i primi mesi di vita, è una coppia che ha un bambino piccolo e sta attraversando questa fase di transizione, è una coppia che comincia ad avere un figlio adolescente e quindi comincia a percepire che c'è qualcosa che cambia nell'equilibrio, è una coppia che sta attraversando difficoltà nel mondo del lavoro, è una coppia in cui sono usciti figli, no? Purtroppo vediamo coppie che entrano in crisi anche dopo 30 anni di matrimonio, cosa che tempo fa non era neanche, in terapia di coppia non arrivavano persone di 60 anni, oggi vediamo persone, addirittura io ho visto persone di 70 anni che vengono a dire siamo in crisi come coppia, capite che è perché anche l'aspettativa della vita di coppia si prolunga, le sfide sono tante, gli equilibri sono tanti, è chiaro che il conflitto assume una sua connotazione dentro. È chiaro che, e non possiamo dimenticarci, che se abbiamo detto che appunto dentro questa transizione, no, così come la mia persona cambia, io non sono quella che ha sposato mio marito 22 anni fa, nel bene e nel male. Lui dice che ho affilato le unghie, non ero così, quando mi ha conosciuto le ho affilate su di lui, dice nel bene e nel male ci saranno anche delle cose positive, però è chiaro che se noi assistiamo a questo, la coppia è un cantiere in continua evoluzione, nel senso che noi non possiamo pensare di dire ai nostri fidanzati che quello che stanno capendo ora, fidanzati poi è anche un termine che oggi va anche poco di moda, che quello che stanno vivendo ora sarà sufficiente per quello che vivranno più avanti, o le domande che si stanno dicendo, i termini su cui stanno basando la loro coppia, cambieranno, e oggi dobbiamo tenere presente come proprio questa sia la grande sfida delle coppie di oggi, tenere insieme tre spazi che sono diventati fondamentali. Lo spazio individuale, oggi non possiamo pensare che una coppia giovane non abbia l'idea precisa di cosa vuol dire lo spazio individuale, lo spazio per il mio tempo, per la realizzazione professionale. Donne e uomini studiano tanto, quindi arrivano al matrimonio, alla convivenza, che hanno una formazione tale per cui è impossibile oggi dire stai a casa e aspetti, lavorerà uno dei due, no?
Oggi è molto difficile perché siamo dentro un percorso. È difficile pensare di fare un figlio perché non è ancora chiaro che cosa fare rispetto alla propria professionalità. Quindi lo spazio individuale rispetto alla realizzazione professionale, ma lo spazio individuale rispetto allo sport, alle passioni, agli hobby. Questa parte è una parte con cui i ragazzi crescono oggi, è chiarissima per loro. Lo spazio della coppia, questa è una cosa che 40 anni fa non c'era, però è una conquista. È vero che la coppia ha bisogno di un suo spazio e di un suo tempo, i giovani ce l'hanno ben precisa. E lo spazio anche da vivere insieme con i loro bimbi dentro una dimensione familiare, perché non ci possiamo dimenticare che l'attenzione all'accudimento nelle prime fasi di vita è diventato importantissimo per le giovani coppie, molto di più di quello dei nostri genitori negli anni 70, con gravi cose che abbiamo visto, ma anche prima. Però è chiaro che oggi, quando parliamo di conflitti, quando parliamo di tempi di ascolto e quando parliamo di dinamiche di coppie di crisi, dobbiamo tenere presente che la grande sfida delle coppie di oggi è mantenere in equilibrio questi tre spazi che chiedono e da cui le coppie ricevono continui stimoli affinché questi spazi ci siano. Vado velocemente, così in 2 minuti arrivo a chiudere, facciamo una pausa. No, perché so che ci sono dei tempi che non vi voglio stroncare. Per cui, mentre ci diciamo che cos'è un conflitto per capire poi quando è che può intervenire il perdono o quando è che interviene la dinamica del conflitto, ci diciamo che esistono tipologie diverse di conflitto. Conflitto in cui due attori perseguono due obiettivi diversi: voglio andare in montagna, voglio andare al mare, ok? Concorrenza, quando si concorre per lo stesso obiettivo e quindi, per esempio, voglio avere lo stesso potere di decidere questa cosa. Ostacolamento, quando io tendo a oppormi al fatto che, per esempio, tu vada così spesso a casa dei tuoi. Aggressione e violenza, quando si arriva ad ostacolare, a nuocere, a restringere la libertà d'azione. Si arriva alla crisi, quindi è chiaro che tutta questa dimensione del conflitto, che possiamo dirci spesso è la percezione di una differenza, di una divergenza, ma quando è che il conflitto diventa realmente una crisi? Quando intanto in queste differenze di tipologia di conflitti c'è una leggera progressione, perché chiaramente il livello dell'aggressione e della violenza indica che stiamo già entrando in una dimensione di lotta. Quando si arriva alla crisi, quando il conflitto si propaga ad ambiti e questioni diverse, cioè stiamo litigando per la montagna e quindi cominciamo a litigare di quella volta che siamo andati in vacanza e tu hai deciso dove andare, e di come tu fai le valigie, e di come tu, come tua madre ti ha detto di fare questo, e però tuo padre faceva così, e però ieri sera hai cucinato come tua madre. Capite che il conflitto è già esteso a tutto quanto, a tutti i vari ambiti. E diventa crisi quando si adottano appunto stili relazionali competitivi e quando avviene qualcosa per cui la percezione è che l'altro abbia deluso le aspettative e abbia tradito, abbia abbandonato, dove l'abbandono può essere un abbandono anche solo emotivo, non solo l'abbandono nel senso che l'altro mi lascia, ma l'altro mi ha lasciato sola in una situazione o mi ha lasciato solo in una situazione che richiedeva una vicinanza. Cosa intendiamo per stili cooperativi o stili competitivi? Intendiamo il fatto che quando noi abbiamo un conflitto possiamo mettere in atto una serie di possibilità di negoziare, cioè ci veniamo incontro e diciamo ok, mare, montagna, andiamo al Conero, c'è un po' di collina e c'è un po' di mare. Compromesso, ok,
nel senso che troviamo un compromesso e diciamo quest'anno andiamo in montagna, l'anno prossimo andremo al mare. Troviamo un qualcosa che vada un pochino incontro, a condiscendenza vengo al mare con te, no? E quindi scendo alla tua decisione. Nelle modalità affiliative intendiamo quando comunque cerchiamo di ricondurre l'altro, di riavvicinare l'altro e di ricercare di far leva sulla relazione. Diciamo problem solving, tutte le tecniche per risolvere realmente il problema. Viceversa, parliamo di stili competitivi quando arriviamo all'aggressività verbale, alla violenza fisica, alla coercizione, al dominio, con le parole, con gli atti. In mezzo abbiamo queste due modalità di affrontare i conflitti, che sono l'evitamento e l'impegno. E sono in mezzo perché possono essere, utilizzati sia, io posso evitare un conflitto, e può essere una modalità in cui io mi rifiuto di affrontare insieme a te la nostra divergenza, e quindi è una modalità che fa aumentare la tensione nella coppia, ma può essere una strategia per cui io mi rendo conto che in questo momento parlare di questo conflitto vuol dire riaccendere una miccia. Ok? Analogamente, nell'impegno intendiamo quando io mi impegno ad affrontare il dialogo con te e a capire che cos'è che ci sta allontanando. Però nell'impegno c'è anche la modalità per cui io voglio discutere con te di ogni cosa che ci sta allontanando. E capite che queste due modalità possono diventare uno stile che va verso la cooperazione o uno stile che va verso la competizione. Perché mi sono soffermata? Perché classicamente si considera che l'evitamento sia più tipicamente maschile, nel senso che i maschi tendono un pochino a dire ne parliamo fra un po', lasciamo un pochino lì, mentre sono più le donne che portano alla luce la dimensione, vedo gli uomini che sorridono, no? Le donne portano un pochino il tema con le differenze, nel senso che le donne lo portano anche quando sarebbe il momento di mollare, di lasciare andare, di dire ok, ne parliamo domani, e gli uomini tendono ad evitarlo, forse con le debite generalizzazioni che non mi piace fare, però statisticamente si è osservata questa parte. Gli uomini tendenzialmente di fronte a un problema tendono a chiudersi su se stessi, a rifugiarsi un pochino nella propria caverna, le donne tendono a parlare, a confidarsi quando si sentono sopraffatte da qualcosa. Gli uomini fanno più fatica a chiedere consigli, sono un po' più orientati a ricercare soluzioni, le donne tendono a parlare dei loro problemi, non necessariamente per ottenere soluzioni, ma per accrescere l'intimità. A chiudere, così facciamo veramente la pausa, allora si può entrare nell'idea di ricostruire e di adottare degli stili cooperativi se entriamo nella logica, dalla logica della soluzione immediata alla logica del processo, inteso come occasione di crescita. Quindi l'ascolto e il perdono su cui ci concentreremo nella seconda parte, cosa diventano in tutto questo? Proprio perché lo sfondo ci deve dire che cosa. Perché ha senso parlare di ascolto? Ha senso parlare perché diventa la competenza comunicativa essenziale per attuare uno stile cooperativo. Senza la dimensione dell'ascolto, io non potrò uscire mai da un vero conflitto e diventa l'atteggiamento che mi predispone realmente a incontrare l'altro. Il perdono diventa il completamento di una serie di atteggiamenti e scelte che portano a decidere di affrontare il conflitto in modo cooperativo. Cioè, a monte di quando noi parliamo di voler perdonare, dobbiamo aver fatto prima la scelta e aver creato la disposizione dentro di noi di voler affrontare il conflitto.
perché altrimenti banalizziamo, e dopo lo vedremo come si può banalizzare e svendere il perdono. Ma prima del perdono occorre aver guardato in faccia il conflitto e aver deciso di iniziare un percorso che va ad affrontarlo in un modo cooperativo, e diventa quella modalità affiliativa, quindi che fa leva sulla relazione, che permette di superare l'offesa. Fine questi incontri qua, un po' per colpa del tema che è talmente vasto e oltre che vasto interessante, direi, perché intanto par condicio abbiamo avuto due relatori uomini e due relatori donne. Molto a bene. Parte il vescovo, che ahimè non abbiamo trovato, però per forza, e poi avevamo, per e avevamo una consacrata, e quindi cosa vuoi, un vescovo, una consacrata, due donne e due uomini, più par condicio di così. Benissimo, ora sono contenta. Sì, sì. No, prima, che non è ora ancora, prima di Franco finiamo il percorso prima. Finiamo il giro prima, poi dopo viene Franco, così se qualcuno ha qualche domanda. Ok. No, dicevo, perché purtroppo il tempo è molto tiranno, però sicuramente qualche suggestione può essere uscita. Allora, prima che Franco introduca la seconda parte, se qualcuno qualche osservazioni, domande, quello che volete. No, io l'unica domanda che a me aveva lasciato la riflessione è questa: quando tu parlavi dell'io, del noi, dell'io e del fatto dei tempi, no? Che nella relazione e nella nuova modalità di dialogo, io mi devo tenere il mio tempo e tu ti devi tenere il tuo tempo. Faccio un po' fatica io, tu dicevi 22, anche noi siamo 22, quindi non siamo stati, no 23, e siamo stati allenati ad altro, cioè siamo stati istruiti ad altro. E nell'ottica di come parlare a loro, visto che abbiamo anche una coppia di fidanzati, viene buono perché se avessero qualche domanda potrebbe aiutarci, io fatico un po' a credere che la soluzione del mio tempo sia una soluzione. E devo dire la verità, sono un po' resistente a quest'idea. Quando ci troviamo a parlare con qualche coppia, cerchiamo sempre di dire che non è il mio, cioè io posso avere un mio tempo, ma non è detto che perché è mio deve essere mio in modo esclusivo, cioè che debba essere da solo, può essere un mio tempo con te. Cioè, quindi chiederti di fare una cosa che mi piace, quindi quello che dicevi prima, no, del decidere, andiamo al Conero dove c'è un po' di montagna, un po' di mare, oppure... Però se una cosa a me piace e mi serve, secondo me l'ottica deve essere più quella, la facciamo insieme. Cioè tu sai che è un tempo che a me serve, che è mio, quindi mi aiuti a farlo con me. Questo non mi... cioè non l'avevo colto questa sfumatura nella tua cosa, cioè... quindi la mia domanda è credibile, è pensabile oggi la società liquida che dicevi, questa nuova modalità rende tutto talmente fluido che in effetti un mescolarsi di tutto e di nulla, dove quello che io credo che sia un mio bisogno assoluto poi mi accorgo che invece è un capriccio, che ormai non ho bisogno. Sì. Nell'ottica della relazione, come faccio a leggere in coppia questa cosa? Cioè come faccio io a fare il salto, a passare dall'altra parte, dicendo che nel momento in cui io con te siamo diventati un noi, quindi torniamo indietro, perché tu hai detto da noi siamo andati all'io, noi dobbiamo fare il passaggio contrario, adesso dall'io dobbiamo tornare a noi, altrimenti non funziona. E come faccio a fare questo passaggio, cioè a dire che quello che prima ero io adesso siamo noi, ma questo non esclude il mio io, quindi che il mio io c'è, che può avere dei bisogni, che può avere delle necessità, ma che nella nuova visione lo possiamo fare insieme. Allora, intanto mi verrebbe da dire, non ho una risposta su questa, mi viene da dire che però nella dimensione di coppia che vediamo ora, questa dimensione invece del tempo personale per me è molto più definita di quella che avevamo noi dalla nostra formazione, no? Io vengo da un ambiente cattolico, la disponibilità all'altro, il bisogno dell'altro, su questo siamo cresciuti anche dentro la dimensione di fede, no?
Ecco, credo che oggi questa cosa si è ancora più sfumata e credo però che vada intesa bene, cioè nel senso che è chiaro che quando noi guardiamo lo sfondo diciamo che in questa attenzione all'io poi abbiamo avuto tutta una serie di esasperazioni, no? E stiamo dicendo che siamo nella fase anche della decadenza, per cui in qualche maniera stiamo vedendo il limite, no? E c'è un ritorno a ricercare la relazione, c'è un ritorno che si sta sentendo, no? Quindi dal punto di vista dello sfondo. Però nello stesso tempo, quando noi parliamo alle coppie giovani, dobbiamo secondo me tenere presente che loro invece sono e sono cresciuti con questa dimensione del loro spazio, che è uno spazio che pian pianino nella crescita va educato, però ce l'hanno molto più forte. Allora, per esempio, io ho un figlio di 21 anni che ha un'amorosa, sono tutti e due impegnati in parrocchia, lei è un pochino più grande di lui, facilmente non escono il sabato sera insieme. Era una cosa inconcepibile per noi, per la nostra generazione. Fa il fantacalcio con gli amici sabato sera, io e suo babbo lo guardiamo e diciamo ma cosa fai, no? E lei va a fare le sentinelle, per dire, no? Una cosa bella, poi lui va via in hike con gli scout e lei va a fare un'altra cosa con le amiche e sono comunque una coppia impegnata, una coppia, no? Però questa dimensione, poi ci possiamo chiedere tutto questo spazio legato a questa strumentazione, no? Che dimensione avrà nella coppia? Io 2 anni fa ero a Londra, c'era un babbo, un giovane di colore che avrà avuto 22-23 anni con il suo bimbo e giocava al tablet, era attentissimo a questo bimbo, però giocava continuamente al tablet sulla metropolitana e sulle prime io ho detto ma che brutta cosa questa di un babbo, poi mi sono detta che differenza c'è con la mamma che legge il libro? No? Non c'è, no? Però questa dimensione che forse nella coppia, le coppie che ora si formeranno dovranno anche giocare alla play, forse sì, cioè nella loro giocheranno al cellulare, non lo so, perché sono cresciuti in questo modo, leggono meno ma fanno questo anche. Allora dico, questa dimensione che può essere estremizzata, ma dall'altro lato c'è uno spazio personale che è importante, che vuol dire lo spazio in cui io mi fermo e mi chiedo veramente chi sono io. E questo è uno spazio importante che noi non possiamo negare, che magari le nostre generazioni hanno un pochino negato e poi ci troviamo la crisi di coppia perché lei si è tutta persa dietro a lui o lui si è tutto perso dietro a lei. Quindi uno spazio vero, importante, che ha a che vedere con capisco di che cosa ho bisogno io, che cosa voglio veramente, è giusto, come dire, che può voler dire che è chiaro che in una dimensione di coppia quando si hanno figli io voglio fare una cosa, tu vieni con me a farla insieme a me, perché in questo momento sappiamo che poi è più importante stare poi con i figli, accompagnarne uno, far di là. Però c'è anche un momento che una giovane coppia deve dirsi io ho bisogno di leggere questa cosa, tu hai bisogno di fare la corsa perché tu stai bene così. Non so se ho risposto. Sì, sì. Sono equilibri verso cui però... È l'equilibrio, è il limite. Quello che mi preoccupa è come trasmettere nel momento in cui questa domanda probabilmente viene fatta, no? All'interno di un percorso, il limite. Mentre tu parlavi mi veniva in mente che noi non siamo invece molto diverse dalle generazioni di 60 anni fa, perché le donne stavano in casa e gli uomini andavano al bar. Era solo diversa l'ambientazione. Sì. Andavano al bar, giocavano a carte, giocavano a biliardo, sì. Alla domenica andavano a vedere la partita, ma non era diverso. Cioè uscivano comunque, anzi molto di più, sì, di quanto forse non succede, sì, adesso. Infatti c'era meno la dimensione della coppia. La cosa diversa è che si faceva così, cioè l'uomo non aveva bisogno di dire è il mio spazio, io lo faccio e riga. Adesso forse il dialogo sta nel fatto che io ti dico ho bisogno del mio spazio. Ok, va bene. Cioè, io non sto dicendo che bisogna che io e te per mano proseguiamo d'ora in poi ogni passo della nostra vita. Però mi sembra che il limite sia molto compromesso. Cioè le coppie spesso scoppiano e continuano una convivenza di quieto vivere perché quello spazio lì è l'ossigeno. Quindi quelle 2 ore che stiamo insieme ce la faccio anche perché poi c'ho l'ossigeno di tutto il resto, che è il lavoro, quindi già un po' di tempo che porta via,
poi ho gli amici, poi ho il mio momento, ok. Quello che a me manca in questo momento è come arrivare a dire che, ok, pigliati l'ora d'aria, ma l'ora d'aria deve essere in un contesto di condivisione. Perché tu hai bisogno dell'ora d'aria? Perché questo che io un po' fatico a percepire. Cioè che i giovani a priori, scusate, non è che ce l'ho, ma le giovani coppie a priori, io ho bisogno dell'ora d'aria. Ho capito, ma perché fino ad ora non avevi altro? O oggi ci sono io? Cioè se ci sono io, perché il bisogno dell'ora d'aria della corsa è rimasto uguale? Noi abbiamo delle coppie di amici, non più neanche giovanissime, che hanno anche 40 e passa anni, sposate già da diversi anni, ma il giovedì è il giovedì del calcetto e il venerdì dell'aperitivo con le amiche. Ho capito, ma ci sono anche il martedì, il mercoledì, cioè ci sono altri giorni della settimana. Cioè questo essere il giovedì, il calcetto, è questo che mi lascia molto perplesso. Cioè che non sia l'ora d'aria, ma sia un, si è sempre fatto così, un'abitudine che si trascina. Preferirei le coppie che dicono questa settimana vado lunedì a giocare a calcetto, poi non ci vado per 15 giorni, poi ci vado per mezzo giorno di fila la volta dopo. Ha più senso. Perché, sì. Perché tutti i giovedì bisogna il calcetto? Se fosse il lunedì, ma ho capito, ma allora è un bisogno o è una routine? Cioè è un qualche cosa che ti lascia la porta aperta, hai capito? Sì, sì, certo. Questo, su questo potremmo dirci, però provoco, lo dico provocando. Sì, paradossalmente di qualche anno fa, perché lui va sempre al consiglio pastorale parrocchiale? Possiamo fare degli esempi di coppie che sono scoppiate su questo, no? O perché lei fa sempre la catechista e negli anni dentro la parrocchia hanno sempre chiesto degli impegni separati, no? Per cui lei è impegnatissima di qua, lui è impegnatissima di là. Ne abbiamo viste tante scoppiate della nostra generazione, eh? Io porto con dispiacere questo. E allora dico, allora il punto non è il modello, ma è come, diciamo, questo spazio diventa un vero arricchimento, che quindi nutre la coppia, e come il noi della coppia diventa ricchezza, per cui nel momento in cui è talmente ricco è meno importante l'uscita di svago. Se il noi della coppia è ricco, è qualcosa che ti dà, come dire, respiro, ossigeno, che ti rimanda e ti fa crescere, allora tutto questo riceve un equilibrio. Allora se noi diamo una proposta, credo che sia qui il nocciolo, no? Facciamo vedere che l'esperienza del vivere insieme come coppia oggi, che presentiamo come chiesa, non è una coppia che ha solo tanti no, tanti devo, no? Ma diamo un'idea di coppia che crede in un'intimità che si fa su tanti livelli, allora se i giovani sono attratti da questo, allora potranno capire che se entrano dentro questo, che allora la spiritualità di un certo tipo gli serve per far crescere il noi della coppia, allora la preghiera personale gli serve perché in certi momenti serve, ok? Cioè, credo che il punto non sia, ma sia giocare su delle cose che aiutano nel tempo a trovare degli equilibri. E credo che oggi sia difficile dire c'è un equilibrio così. Dobbiamo imparare a dire dentro questi corsi che ci sono vari equilibri. Magari c'è anche la coppia che non ha bisogno di grossi spazi personali, invece c'è la coppia che ne ha bisogno. Credo, non so se su questo. Penso quando tu prima a un certo punto hai usato la parola condivisione, no? Io penso, spero che nei nostri corsi dobbiamo far passare l'importanza della condivisione, che puoi andare a giocare a calcetto facendo sì che quella sia una cosa solamente tua, uno spazio tuo, oppure tu puoi condividerlo, ma non perché fisicamente tua moglie viene con te a guardarti giocare a calcetto, che magari non gliene può pregare di meno, esatto. Ma perché quello spazio diventa lo stesso condiviso. Cioè credo che quindi non è che dobbiamo dare delle regole sui tempi, ma forse sulle modalità, che è difficile perché anche noi dopo 28 anni di matrimonio ancora le modalità le ricerchiamo ogni giorno, e quindi a maggior ragione però non è la cosa in sé, ma credo come la affronti, o come, non so, le modalità dei tempi di lavoro. Puoi stare al lavoro
12 ore e quella sia una cosa solo tua, o condividere magari con tua moglie anche la sofferenza a volte di star 12 ore, e vi assicuro che è completamente diverso ciò che tu vivi poi e recepisci, no? Quindi penso sia proprio la modalità del condivisione che è uguale dialogo, uguale ascolto, che però gli dobbiamo anche dire guardate che cominciate e poi finite intorno ai 90 anni. Esatto, circa. Esatto. Se non andate in analisi prima, ah. 70 anni. Esatto, c'è anche quella. Qualcun altro ha qualche altra osservazione? Per entrare nel discorso della condivisione, è normale che io abbia dei momenti individuali, però sarebbe anche bello cercare di fare in modo che si condividano, quindi anche perché tu hai parlato, non so, una fa catechismo, l'altra fa un'altra cosa, perché non tutti e due facciamo catechismo, perché non tutti e due facciamo... Però questa qui è un'educazione, diciamo, all'impegno che uno deve ricevere man mano, camminando, ecco. Perché se si fa insieme, allora ecco che il momento individuale viene supportato e anche supportato, diciamo. Sì. Sì. Dovrebbe essere questo, diciamo, l'incipit per una coppia. Sì, certo. È anche vero che però ci possono essere anche dei momenti in cui anche lo stesso servizio fatto insieme non è più così significativo per entrambi. Dobbiamo dirci anche questo, no? Che non possiamo neanche dire che questa cosa può andar bene sempre per entrambi nel tempo. Secondo me dobbiamo lasciare aperte queste eventualità, perché ci accorgiamo che anche nei nostri mondi abbiamo visto delle cose su questo, no? Esatto, e quindi anche su questo forse si possono fare delle riflessioni anche su queste.